La scorsa settimana abbiamo partecipato ad una regata di barche d'epoca nello stretto che separa Danimarca e Svezia e abbiamo dovuto affrontare un'ondata di brutto tempo. Oggi lasciamo Copenaghen e ci godiamo insieme l'estate danese. Ciao amici, oggi vi do il benvenuto da Liselaje, questa graziosa cittadina sulla costa danese dello Seeland, cioè della regione dove si trova Copenaghen. Ci troviamo a nord di Copenaghen. Passerò qui qualche giorno in questa bellissima casa vicino alla spiaggia e mi godrò il concetto danese di estate, quindi giornate non troppo calde, intorno ai 27 gradi massimo, non si superano mai i 30 gradi, in cui ci si dedica molto al hygge, del quale vi ho già parlato in altri video, e quindi si cucina insieme, si mangia insieme buon cibo, si legge, si vanno a fare camminate nella natura, si fanno ovviamente bagni e ci si gode la vita con un ritmo un pochino più rilassato. Farò questo per il weekend e poi a partire da lunedì inizierò a lavorare da remoto, però lo farò di nuovo in un contesto diverso. Sono arrivata nel tardo pomeriggio e mi sono rilassata davanti ad una deliziosa cena in un'atmosfera di puro hygge. Dopo aver ammirato un meraviglioso tramonto, sono salita sul grazioso soppalco per leggere e dormire. La mattina dopo ho iniziato la giornata con una camminata nella natura, un giro in panetteria e un po' di relax e lettura in giardino. Dopo pranzo, io e il mio fidanzato abbiamo fatto una lunga camminata nella foresta, tra il fruscio delle foglie e il cinguettio degli uccellini. Ci siamo poi diretti in spiaggia, dove ci attendeva una vista meravigliosa. Ed è guardando questi paesaggi caraibici che è difficile credere di essere in Danimarca, al nord Europa, dove il clima può essere tanto rigido. Thank you.
Buongiorno amici, è domenica mattina e sto facendo un po' di lavoro per YouTube, organizzando un po' le attività della settimana e poi cucineremo insieme qui, mangeremo, andremo a fare una camminata, ci rilasseremo per il resto della giornata e poi penso che continuerò a leggere un bel po' nel pomeriggio. Un elemento della cultura danese del hygge e della vita da sommerhus, cioè da casa estiva, è il tempo passato a cucinare insieme e poi ovviamente a mangiare. Io questa volta ho contribuito con una torta alle noci. Dopo un weekend all'insegna del relax, lunedì mattina mi sono alzata presto, ho studiato e sono andata a fare una camminata nella natura prima di iniziare a lavorare. Dopo pranzo ho studiato un po' sul soppalco e poi sono tornata fuori in giardino, dove ho continuato a lavorare per il resto del pomeriggio. Apprezzo sempre il fatto di poter stare in una bella atmosfera anche se devo lavorare. Dopo cena mi sono goduta l'ultima passeggiata nella natura prima di tornare in città. E questa è la bellezza dell'estate danese, con un buon clima, non troppo caldo, tanto tempo nella natura e momenti di hygge e relax in buona compagnia. Seguitemi la prossima settimana tra lavoro, studio e super produttività a Copenaghen per completare tutti i miei tasks prima delle vacanze.